panini napoletani ci servono 260 g di farina, 50 ml di caffè, 50 ml di succo d'arancia, 80 g di miele mille fiori oppure d'acacia, il pisto che è un insieme di spezie che io non ho, quindi andrò ad utilizzare la cannella e lo zenzero, puoi utilizzare anche la noce moscata se vuoi. Poi 70 g di zucchero di canna e 80 di mandorle tritate oppure farina di mandorle. In questo caso sto andando ad utilizzare anche l'aroma alla mandorla, ma se vuoi puoi sostituirlo con quello alla vaniglia. 5 g di ammoniaca per dolci, in alternativa puoi sostituirlo con ugual quantità di lievito per dolci. La scorza grattugiata di un'arancia biologica e 20 g di cacao amaro. Non ti preoccupare, gli ingredienti sembrano tanti, ma ti posso assicurare che la realizzazione è molto molto semplice. Inizio con l'unire gli ingredienti secchi tra di loro, quindi farina, zucchero e mandorle, cacao e scorza grattugiata d'arancia, dato che è già qui. Mettiamo anche le spezie. Il bello dei biscotti natalizi è il profumo che emanano. A questo punto inseriamo anche i liquidi, cioè succo d'arancia, caffè e miele. Dapprima mescoliamo con il cucchiaio, dopodiché procediamo con le mani. Dobbiamo ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Anche l'aroma alla mandorla. Il mio consiglio è di metterti tutti gli ingredienti a disposizione, così non rischi di dimenticartene qualcuno. Si lavora molto ma molto bene e vedrai che in pochi secondi, neanche minuti, otterrai il panetto. Come vedi, la consistenza è morbida, però non appiccica alle mani. Ed è così che lo devi ottenere. Adesso lo andiamo a stendere tra due fogli di carta forno. Ho già steso metà dell'impasto ed ho formato i mostaccioli. Adesso ti faccio vedere come ho fatto. Infarino la carta forno e di conseguenza anche il panetto, perché una volta che lo andrai a stendere si attaccherà un pochettino. Quindi noi, onde evitare questa cosa, facciamo così. In questo modo, quando formerai i mostaccioli, si toglieranno subito dalla carta. Lo spessore deve essere sottile, ma non troppo. A questo punto, con un coltello, forma dei quadrati, perché alla fin fine, girandoli, poi diventano dei rombi. L'eccedenza poi lo andremo di nuovo a rimpastare. Quindi ecco il primo mostacciolo. E facciamo la stessa cosa con il restante impasto, fino a terminarlo tutto. La dimensione ovviamente la devi scegliere tu. Io non li faccio né tanto grandi né tanto piccoli, una via di mezzo. A me ne sono venuti 16, però la quantità varierà in base alla grandezza che sceglierai per i tuoi mostaccioli. Se li vuoi regalare, ovviamente ti consiglio di raddoppiare le dosi. Adesso li andiamo a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti. Sta a te scegliere se li vuoi più morbidi o più croccanti. Wow, morbidissimi! E guarda come si vedono anche le mandorle, veramente strepitosi. Ed ora ovviamente li vado ad assaggiare. Buonissimo, mamma mia che cos'è. Sono perfetti anche come fine pasto, veramente paradisiaci. Fate l'amore con i mostaccioli.